Ha paura di questo vaccino? Ma stiamo scherzando, noi siamo felici di vaccinarci. È uscire dal tunnel. Evviva, evviva, voglio il tesserino, vado ad abbracciare tutti. Questa è una guerra, la dobbiamo combattere così. E tutti dovrebbero fare questo. Beh, le paure si hanno sempre, però sono passeggere, per fortunatamente. Quindi lei continua comunque ad avere fiducia in questo vaccino AstraZeneca? Assolutamente sì. I suoi familiari l'hanno incoraggiata? Alcuni sì, altri no. Avrei avuto paura anche facendo quell'altro tipo, un po' di timore, ma non desiderio di vaccinarmi, veramente, no. Mio figlio sta negli Stati Uniti, fa ricerca, ha detto: mamma, mi raccomando, il primo che ti capita, fallo subito. Ed eccomi. Siccome io sono stato uno di quei bambini quando ero bambino che aveva dei compagnucci di scuola con dei ferri alle gambe per la poliomielite, e dopo quando è entrato il vaccino per la poliomielite non li ho visti più, per cui ritengo che sia una cosa che debbano fare tutti con coscienza, con senso di responsabilità. Però vado uguale. Sì, vado lo stesso, tranquilla, tranquilla, sì, tranquilla, diciamo. L'altra volta sono venuta, sono rimasta lì e hanno bloccato, avevo 6 numeri prima di me e quindi sono rimasta bloccata, oggi però con veramente molta tranquillità mi hanno chiamato subito stamattina per poter venire immediatamente oggi che iniziavano, quindi è perfetto. È stato... Che timore? No, non ce n'ho timori, non ce n'ho timori perché so che questo salva la vita tutto sommato, quindi lo faccio con molta tranquillità.